è importante essere qui perché è in discussione la libertà di espressione, il diritto di poter esprimere il proprio punto di vista, e credo che il modo migliore per rispondere a un atto terroristico gravissimo come è stato Parigi è quello di rafforzare la democrazia e la partecipazione proprio in risposta a chi vorrebbe limitarla e mettere in discussione questo diritto fondamentale, che è il diritto di pensiero, di azione, di parola, nel rispetto delle culture e delle etnie diverse. C'è qualcuno che è preoccupato per le reazioni che potrebbero essere, diciamo, ancora più integralistiche? Questo naturalmente è un pericolo concreto, perché il tentativo, io credo, del resto di atti di questo genere è proprio far prevalere l'integralismo. E per questa ragione penso che, così come quando si è battuto il terrorismo nel nostro paese, al contrario di quello che vogliono chi fa atti terroristici, credo che la risposta debba essere quella di estendere la democrazia, e in questo c'è bisogno anche di estendere i diritti delle persone. Esprimere Grazie. La solidarietà a le famiglie dei colpiti in questo terribile attentato, ma soprattutto per testimoniare l'impegno a portare avanti i valori dell'Europa, che sono stati così barbaramente colpiti in questi giorni e che noi dobbiamo invece tenere alti e forti, sapendo che tutto questo deve avvenire sempre nella ricerca del dialogo e del confronto, mai nella ricerca dello scontro da parte nostra, ma con un rifiuto totale dell'uso della violenza da qualunque parte questo venga. Dobbiamo sempre ricordarci che le battaglie di libertà si vincono con la legge, con la Costituzione, con i valori che si sono affermati in Europa, mai smentendoli. E quindi questo paese, il nostro paese, così come la Francia, così come l'Europa, ha superato periodi difficili e complicati, non mai sospendendo le libertà e le garanzie e mai smettendo di praticare il valore del dialogo. Quindi noi dobbiamo continuare così, è la migliore risposta. E naturalmente poi il terrorismo si combatte stando ciascuno al proprio posto, continuando a fare i giornalisti, i politici, gli operai, i professori, le casalinghe, quello che bisogna fare. Grazie. Segretario, questo è un attacco anche al mondo del lavoro? Certamente dietro ogni persona che fa informazione, che fa satira, che stampa, che scrive, c'è anche un lavoro, una professionalità, e quindi sempre si colpiscono anche delle attività lavorative, così come quando si mettono in discussione i grandi diritti fondamentali di libertà si attaccano anche i grandi diritti del lavoro. Però credo che ci sia, come dire, nell'attacco di ieri a Charlie Hebdo una cosa che, come dire, va ancora più in profondità e che riguarda tutti, indipendentemente da come esercitano le loro attività e il loro modo di essere, che appunto una delle libertà fondamentali, che è la libertà di stampa, che si accompagna al tema della libertà d'opinione, quindi che caratterizza l'idea di una società libera e democratica, oppure di una società sottomessa alle armi e alla censura. Lei pensa che verrà minata un pochino questa forma di lavoro? Cioè, chi lavora con la satira in qualche modo reagirà o avrà paura adesso? Io ho visto una reazione, come abbiamo visto tutti sulla rete, nei giornali, nel mondo, una reazione dei tanti che si esprimono attraverso le strisce, le vignette e i fumetti, che mi pare una reazione positiva, proprio la reazione di chi dice che le armi non possono spezzare le matite perché ne nascono delle altre. Credo che quello sia in fondo lo slogan più indovinato per dire che le armi non fermeranno la libertà di espressione. Grazie. Perché il diritto di ridere è un diritto fondamentale. Oggi sempre di più siamo purtroppo di fronte a gruppi armati, governi, singole persone che non riescono a ridere, che si indignano quando qualcuno prova a far ridere l'umanità.
e i morti di ieri, i morti dell'altro ieri, i morti degli ultimi anni, di persone che hanno, con tutta la corrosione e l'ironia, messo in ridicolo ciò che secondo alcuni non deve essere ridicolarizzato. È una lista sempre più lunga e per Amnesty International è doveroso essere accanto in solidarietà ai parenti, agli amici, ai colleghi di coloro che hanno perso la vita ieri a Parigi, ma lo siamo sempre, costantemente. Domani mattina in Arabia Saudita un blogger dissidente subirà 50 frustate per offese all'Islam attraverso un suo forum di discussione, e magari dopodomani ci sarà un altro giornalista o chi farà satira che verrà accusato di aver offeso qualche altra istituzione politica o sacra, e stiamo perdendo la voglia di ridere, e persone che non sono capaci di ridere, di sorridere, sono persone tristi e anche molto violente. Grazie. Le regole devono rispettare. Riguardo l'ultima legge sulla diffamazione, qual è il suo pensiero? Che si dovrebbe approvare una legge, quale quella che si sta discutendo alla Camera, per cancellare il carcere come sanzione. Però appunto, quando uno si sente diffamato in un paese libero e democratico, ricorre alla legge. Però senatore, mi pare che il problema della legge di diffamazione non consista principalmente nel carcere. Poi diciamocela tutta, in carcere in Italia sono pochi quelli che ci vanno. Il problema è che vengono attaccati i piccoli quotidiani online, cioè sono altri i problemi, cioè nel senso con le sanzioni pecuniarie e comunque i problemi che riguardano poi diciamo il diritto di replica senza la possibilità di replica da parte dei giornalisti, quindi responsabilità per i direttori. Mi pare che sia questo il problema. Guardi, mi pare che noi siamo qui per manifestare solidarietà alle persone che sono state colpite dal terrorismo. L'intolleranza è presente, c'è anche qui un signore che è intollerante. Quindi il problema non riguarda adesso la questione che riguarda le leggi sulla diffamazione, la discuteremo. Siamo qui a parlare di una stampa libera, senatore. Sì, appunto, quindi stiamo parlando di persone uccise dal terrorismo, e mentre ieri sono stati uccisi a Parigi dei giornalisti, oggi sembra che in Libia sono stati uccisi altri terroristi, altri giornalisti da terroristi. Quindi noi in Italia per fortuna siamo in una situazione di libertà dove discutiamo delle nostre leggi, ma dove non è ammissibile che appunto sia la ferocia a chiudere la bocca all'informazione. L'informazione deve esprimersi, ci sono delle regole che ci devono essere, ma le regole della democrazia, del diritto e della libertà. Invece noi siamo qui a manifestare pacificamente per quello che accade in termini di violenza omicida, e questo dimostra come il fondamentalismo sia al di fuori dei canoni della civiltà. Grazie senatore, buonasera.